sia pulita. Per noi invece soltanto sussurra e morte. Sono aumentati le morti per tumori del 30%, soprattutto nella nostra terra, nel Salento. E io mi permetto di dire che Ambrogio Spalanga non avrebbe dovuto accettare un incarico di genere. Io sono un artista come sei tu. Io vengo a concerti per strada per cercare di diffondere la verità, non solo sull'energia, ma anche sull'economia, sulla politica. E questo che avresti dovuto fare tu in quanto artista. Se fossi stato tale, avresti dovuto rifiutare l'invito che veniva dalla, diavolo si chiama, dalla Edison per tenere questo concerto, anche per quanto concerne il solare, di cui il signor Padre De Masi si vanta di essere un promotore. Il solare va soltanto installato sui tetti, stanno tappezzando tutto il nostro talento con il nostro fotovoltaico, distruggendo territorio e paesaggio, danneggiando gravemente la nostra terra sul piano economico, perché noi viviamo di agricoltura e di turismo. In questo modo si sta distruggendo tutto ciò che ci farà vivere anche in futuro. Stiamo ordinando la terra che appartiene non a noi, ma soprattutto ai nostri figli. Ecco perché vi dovreste vergognare di sostenere questa sozza iniziativa. Questo festival dell'energia in realtà promuove solo gli interessi di pochi, non certo gli interessi della popolazione. Lo stesso vale per l'eolico, il piccolo eolico, collocato soltanto in alcune aree. Noi ambientalisti, noi del Forum Ambiente e Salute, non siamo quelli del no a tutti i costi. Noi proponiamo un modello di sviluppo differente, il risparmio energetico innanzitutto. Si può risparmiare oltre il 30% di energia, poi l'energia prodotta per i vantaggi non degli imprenditori, ma dei cittadini, quindi un'energia installata sui tetti, sulle scuole, sugli uffici, sui tetti delle case, per l'autoconsumo, per una produzione di autoconsumo, non energia da esportare, costruendo elettrodotti, devastando paesaggio e inquinando l'ambiente. Ecco perché noi qui contestiamo questa sera. Dopo vi lasceremo svolgere il vostro concerto. Era questo l'obiettivo. Per questo vogliamo dire come stanno le cose in realtà. E non vi sareste dovuti piegare a questo ricatto. Ecco perché io ho detto merce. Ringraziamo il signor Sergio, comunque allora ringraziamo il signor Sergio, la sua opinione, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, comunque abbiamo ritenuto questa sera di farvela ascoltare, perché qui questa sera, grazie signor Sergio davvero di essere stati con noi, l'unica energia che vogliamo diffondere in piazza Santo Ronzo è quella della musica! Thank you.